Giorno 4. Osservo i gatti randagi che predano di notte. Ammiro il loro istinto di sopravvivenza e mi sento una di loro. Anche le persone obbligate in casa raccontano storie, impresse nei panni svolazzanti che profumano di viole. Una miriade di particolari decora il vuoto di corpi e di parole, come nel microcosmo di Egon Schiele, in case con panni stesi. Ricordo di cromie lasciate nella galleria dove vivevo di arte. Trascorro la maggior parte del tempo raggomitolata sul divano, nello studio che affaccia su una via stretta. A pochi metri c'è un piccolo terrazzino, ormai abbandonato, estensione del palazzo accanto. Ci abitava una signora anziana che dal letto sorrideva al mondo. Sono trascorsi 2 anni dal giorno in cui, nella stanza rettangolare dalle pareti color pervinca, ho visto il suo letto vuoto. Al piano superiore c'è un cantiere dove gli operai sono intenti a stravolgere i progetti andati. Attendo nuovi scenari da scrutare. Seguo il perimetro dei particolari che ho di fronte con accanimento. Qualcosa non trova corrispondenza nel registro della memoria. Scatto 10, 100, 1000 fotogrammi e finalmente fisso l'immagine che interrompe lo schema originale. L'imposta è aperta. La curiosità riaffiora. Voglio scoprirne la ragione.